Signore e signori, buonasera. Prima di mostrare il nostro programma per la serata, permettetemi di presentare brevemente il coro. Il gruppo corale Spirito Man muove i primi passi nel mese di settembre del 2016. Questa iniziativa ha dato nuovamente agli appassionati della comunità delle Valdigne la possibilità di soddisfare il desiderio di approfondire gli aspetti dell'espressione corale. Nel 1922, il 21 agosto, nasceva a La Salle il canonico Jean Domaine, definito in una recente pubblicazione poète de chant, poeta e cantore. Al di là dell'aspetto squisitamente artistico, dell'autore di Maverna Vallaire ci ha colpito la verve, la passione, la tenacia. Ci ha colpito lo spirito con il quale ha cercato per tutta la sua vita di aggregare il maggior numero possibile di persone nel canto corale. Questo spirito ci guida nel nostro percorso ed è per questo motivo che abbiamo scelto di chiamarci Gruppo Corale Esprit Domaine, per ricordare la verve, la tenacia, la passione, lo spirito di un uomo che ci guida ogni giorno verso un grande amore, il canto corale. Merci. Un proposone di un altro programma che dovrà suonare. C'è la première fois che non partecipò all'Assemblea regionale di Chant Chorale e all'occasione nous avons choisi de vous proposer le premier chant que nous avons appris en tant que chœur. Cela nous permet de rappeler un autre compositeur et directeur de chœur, un homme qui a donné beaucoup à la choralité en Valle d'Aosta, Giuseppe Cerutti. L'auteur même a décrit ce chant avec les mots qui suivent. Un chant dédicacé à la nature, un chant d'amour et de joie qui exalte la beauté du paysage des Alpes, ainsi que la joie de vivre dans les alpages face aux glaciers éternels. De Giuseppe Cerutti, refrain de l'alpage. Je
100 anni. Nel 1918 l'Europa era un immenso campo di battaglia. La prima guerra mondiale, il primo conflitto mondiale, la grande guerra. Al termine del conflitto si contarono oltre 9 milioni di caduti sui campi di battaglia e circa 7 milioni di vittime tra i civili. Quest'ultime non esclusivamente per gli effetti delle operazioni belliche, ma anche per le conseguenti epidemie e carestie. Un'immane tragedia. Un'inutile strage, come ebbe a definirla il Santo Padre, Benedetto XV. Nel centenario della fine del primo conflitto mondiale vogliamo ricordare e rendere omaggio alle donne e agli uomini che hanno vissuto quei momenti così tragici. La guerra distrusse e cancellò il futuro e le speranze di milioni di persone. Mi promise sta Pasqua sposarmi, dice la protagonista del brano, ma il destino non vuole così. Bell'Alpino, che avevi 20 anni, solo 20 anni, nel calore sei andato a morire. A voi ti ricordo la sera dei baci. Nota per la Giulia, il brano viene eseguito in mi bemolle. Ti ricordi la sera dei baci?
persone. In Romania, sui Monti Carpazi, nel 1917, tre giovani trentini della classe 1899, arruolati in un reparto dell'esercito austriaco, nacque questo triste pianto. È curioso notare come, a differenza di tanti altri brani che raccontandoci la guerra parlano di trincee, di cecchini, di baionetti, di assalti, di monti tristemente famosi. Questo racconta di una sposa che raggiunge il fronte sui Monti Carpazi, o meglio Scarpazi, in cerca del proprio amato, ma trova soltanto una croce. Maledice la guerra, maledetta, maledetta sia questa guerra che mi ha dato così tanto dolore. Il tuo sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù. Il brano chiude con la drammaticità dell'ultima strofa. Il dolore profondo, lacerante, unito ad un grande amore. Io vorrei scavarmi una fossa, seppellirmi vorrei da me, per poter collocare le mie ossa, solo un palmo distante da te. A voi, Monti Scarpazi. Fui sua.
Siamo giunti all'ultimo brano della nostra proposta. Non possiamo concludere senza ringraziarvi per un'aspettata e calorosa accoglienza. Grazie di cuore. Vi auguriamo anche un buon proseguimento di serata. Nel mese di marzo di quest'anno, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha nominato Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana il maestro Beppi De Marzi. Vogliamo congratularci e rendere omaggio al maestro Virginiano con uno dei brani meno conosciuti della sua vasta produzione. Il canto venne scritto in collaborazione con il poeta Carlo Geminiani per il coro Penne Nere di Aosta, che lo eseguì nel corso della 21ª edizione del concorso regionale di canto corale nel 1971. Les hirondelles sur la mer e les soldats sur la terre, ensanglanté de liberté, tel que le blanc fantôme glacé. Sans bon Dieu, sans bon, pour ne pas revenir. Di Carlo Gerignani e Beppi De Marzi, Padre Vitto.